Siamo in diretta. Buonasera e benvenuti sul mio canale YouTube. Questa sera dobbiamo proprio capire come riuscire a mischiare le fibre di seta Toussaint. Ieri, nella puntata di ieri, ho parlato della Merinos, del prefeltro Merinos. Quindi è chiaro che stiamo affrontando il tema del feltro pittorico. Questa sera voglio fare un secondo esperimento insieme e capire se è possibile e come farlo utilizzare la seta Toussaint, mescolarla fra loro e vediamo se effettivamente mescolando colori primari riusciamo ad ottenere dei colori secondari e quindi a poterli usare durante un pittorico. Io saluto Rosalba che è venuta puntualissima come mai e saluto tutte le persone che mi invece ascolteranno dopo. Io sono Anna, sono una feltraia e siete capitate sul mio canale YouTube dedicato all'infeltrimento della lana, le fibre e l'arte tessile. Questa è la mia rubrica 10 nippoli di lana, saremo insieme 10 minuti, il tempo di un caffè. E se l'argomento feltro pittorico è quello che vi piace, vi interessa, anzitutto spulciate nel canale perché ci sono tantissime playlist che parlano, in cui parlo di questo argomento. E poi se non l'avete già fatto iscrivetevi e attivate la campanellina per i prossimi video e per non perdere nemmeno uno. Prima di fare l'esperimento insieme a voi, vi devo far vedere una chicca, perché in realtà la puntata di questa sera io l'avevo già programmata e in realtà ho programmato mi anticipo di una settimana programmando tutti gli argomenti e i video, ma insomma mi è arrivato un pacco, anzi non uno, mi sono arrivati dei mega pacconi con ordini che ho fatto e quindi ci sono delle piccole chicche. Voi siete le primissime persone questa sera, buonasera Anna Maria, buonasera Pia, a vedere all'interno di uno dei pacchi che cosa c'era. Ora ve lo faccio vedere e ditemi se non è una meraviglia. Per questo ho cambiato l'argomento della serata. Eccolo qua. Che bello, che bello, che bello, che bello. Vedete quanti meravigliosi colori, tantissimi pacchetti di colori stupendi. Come potevo io non parlarvi questa sera di questo argomento e di cui, vabbè, il video è stato pensato per fare il reel, però automaticamente il tool ha deciso di mettermelo in orizzontale. Effettivamente questo è un bellissimo bottino perché ho intenzione di andare a creare dei pittorici ad acqua e ad ago utilizzando una nuova tecnica di cui però non posso dirvi ancora niente, e appunto utilizzando viscosa e seta. La seta Toussaint, faccio un cambio di videocamere e se ci siete ditemi se effettivamente non siete rimaste sgomente come ho fatto io quando ho praticamente aperto i pacchi. Allora, la seta Toussaint è una fibra molto particolare, non ne parliamo questa sera, io non vi racconto nella fattispecie che cos'è la seta Toussaint perché questa sera ci concentriamo esclusivamente su come andare a mescolare le fibre. Quello che voi dovete sapere è che la seta rispetto alla lana è visibilmente differente. E questo anche per una questione, questo non c'entra, anche per una questione ottica ai fini di un pittorico. La lana è decisamente matta, come tutte quelle che fanno infeltrimento. Vabbè, battutaccia, lasciate perdere. Invece la seta è decisamente lucida e questa differenza la potete sicuramente notare anche a occhio nudo, perché se io muovo un po' la lana resta sempre dello stesso colore, della stessa tinta piatta,
muovendo invece la seta, ha praticamente un'altra lucidità. Ricordatevi il cuore in uno feltro che abbiamo fatto la scorsa settimana, che però non era con la seta, ma era con la viscosa. Quindi, dal punto di vista estetico, scegliere di dipingere con questo tipo di fibra apre sicuramente prospettive grafiche completamente diverse. E vediamo però come andarla a mischiare. Io oggi utilizzerò l'ago, ma in realtà le tecniche per cui si possono utilizzare, per cui si può utilizzare questo tipo di pittorico, ovviamente sono molteplici. Andiamo dal feltro ad acqua, al nuno feltro, eccetera, eccetera. Allora, questa è la tavola dei colori che ho realizzato ieri a proposito del prefiltro e ho scelto di lasciarla perché volevo mettere adesso vicini a costare l'esperimento che andrò a fare e capire come vengono mischiate. Avete visto che là ci sono tantissimi colori, tuttavia è sempre interessante utilizzare, accostarli per creare appunto i colori secondari e terziari. Allora, ho preso questo blu che in realtà, non è proprio un ciano, però si avvicina al ciano. Già nel momento in cui lo vado a sfioccare, a parte che vedete nel video, guardate com'è lucido, già nel momento in cui lo vado a sfioccare, vedete che fila. Esattamente come farebbe, immaginate il baco da seta quando andate proprio a sfilacciare il baco da seta e vi ritrovate esattamente con quella stessa condizione. Ecco qua, quindi quando guardate, 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 è proprio infatti la seta è una fibra estremamente elastica ed estremamente robusta rispetto alla Merinos che si sfiocca, però non si spezza relativamente subito. Nel momento in cui sfiocchiamo la seta, andiamo praticamente anche ad allungarla. Allora, prima di tutto, la vado a mettere tal quale, quindi metto una pallina rossa. Così da avere come riferimento il colore iniziale e poi vado a mettere una pallina blu. Cambio ago, aspettate. Ecco, adesso va meglio. Ok. E questa invece è quella blu. Faccio un po' più piccolina, la divido, così abbiamo come riferimento i due colori madre. In una delle prossime puntate vi parlerò nel dettaglio di questa seta e vi dico esattamente come viene creata e soprattutto le differenze con le altre sete. Allora, ora andiamo a fare una palette 50-50, quindi non faccio altro che andare a sfioccare insieme. Dalla teoria dei colori abbiamo che il rosso e il blu dovrà dare il viola. Abbiamo già detto che questo dipende, il colore, il tipo di viola dipende molto dalla luminosità, quindi dalla quantità di bianco, con cui è stata creata il colore iniziale. In questo caso, perché non sono proprio colori primari, perché comunque sono colori chimici, e non sono decisamente primari. Allora, a parte che già potete, io lo vedo a video e già potete meravigliosamente vedere la magia, che
che quindi conferma che anche con la seta è possibile andare a ricreare dei colori secondari partendo da quelli primari. Una cosa molto interessante è che nel fare questa operazione si stanno creando dei nippoletti, dei nippoli, ovvero ormai siete sicuramente esperte e sapete che il nippolo è il pallino che si crea in seguito all'attrito. Quindi, cosa è importante? E questa cosa ci può essere sicuramente utile perché nel momento in cui andiamo a creare un dipinto potrebbe essere che si creano delle nel caso ad ago che si creano delle zone con una texture più grande. I pallini che si sono andati a creare sono i pallini del blu. Ma in realtà c'è un motivo perché si potevano creare anche quelli là rossi, ma in realtà si sono creati quelli blu. Ma questa è un'altra storia. E guardate, signore mie, la meraviglia dell'ottica, perché questa è esclusivamente la fisica del colore e della luce. Guardate che mescolando la fibra rossa e blu della Toussaint, anche qui abbiamo ottenuto un viola, con la differenza quindi uno che siamo di fronte a un colore estremamente lucido, due che nel combinare le fibre in questo modo, perché in realtà ce ne sono altri modi per combinare le fibre, in questo modo si vanno a creare dei pallini e in particolare il blu. Signori, i miei nippoli sono finiti, siamo a 12 minuti. Ditemi qua sotto se avete mai usato la seta Toussaint con l'acqua o con l'ago. Io vi lascio un buon weekend, ci vediamo lunedì per altri 10 nippoli, ma nel frattempo sappiate che sui miei canali social farò finalmente l'unboxing delle scatole che ho ricevuto. Ciao a tutte!